Oggi vi portiamo a Mezzane. Prima di entrare in paese, si può ammirare la grande diga che è stata completata pochi anni fa e che, sfruttando un salto di quota di circa 3 metri, produce circa 500 kW per le famiglie di Calvisano. In questo paese risiedeva la famiglia dei Mezzani, che nel 1404 fu interamente sterminata dai Guelfi di Montichiari e Calvisano. Furono trucidati 19 membri della famiglia, lasciando scampo solo a Bonaventura, fuggito a Castiglion delle Stiviere con 9 feriti in corpo, e a Corradino, che al momento dell'eccidio era ancora nel ventre della madre e che fu estratto vivo dal suo grembo. Palazzo Brognoli, con la sua filanda, e la chiesa di San Pancrazio dispersa nelle campagne sono una testimonianza delle famiglie che avevano vasti possedimenti in questa zona. Prima di avvicinarci a Calvisano, atterra di fronte a noi in uno stormo di ibis sacri che iniziano a farsi vedere anche dalle nostre parti. Defilata dal centro di Mezzane e anche da Calvisano, c'è una cascina interessante, un piccolo convento medievale dedicato a San Francesco, non segnalato in nessuna carta. Entrando a Calvisano da questa direzione, il mio consiglio è quello di fermarsi alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, detta Madonna delle Bredelle, nei pressi del cimitero. È un piccolo edificio del XIII secolo, le cui strutture annesse tuttavia avrebbero bisogno di una sistematina. Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina.